primi 5 minuti, perché poi dopo dal 22-9 chiudere il quarto 26-20 è stato un affare, no? E poi sono andato in spogliatoio il primo tempo molto arrabbiato, sono stato anche duro con alcuni giocatori, poi finita la parte dura gli ho detto cercate di seguirmi, sono così perché noi siamo meglio di quello che stiamo facendo vedere, nonostante tutto siamo avanti di uno. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, Treviglio è una squadra in crescita dopo aver cambiato assetto, secondo me anche il punteggio di oggi alla fine è falso perché i valori non sono stati poi così ampli, e ho detto alla mia squadra noi possiamo giocare un'altra pallacanestro, possiamo fare un'altra pallacanestro, dobbiamo fare un'altra pallacanestro, andiamo in campo nel secondo tempo, continuiamo a stare lì con la testa come lo siamo stati bene secondo me dopo i primi 5 minuti, cerchiamo di limitare ancora determinati errori e qualcosa di buono verrà, ed è quello che ho detto loro alla fine. Chi erano quelli del primo tempo, chi erano quelli del secondo tempo, chi eravamo? No, io penso che ci siano più fattori. Beh, sicuramente figlio del fatto che abbiamo alzato molto la nostra qualità difensiva, dopodiché probabilmente c'è stato anche un calo fisico da parte di Treviglio. Noi fortunatamente siamo più lunghi di Treviglio, per cui abbiamo un roster che può un attimino spalmare le energie su più giocatori. Se si pensa che oggi Tommasini era qua con me, ha giocato una buona partita, ha giocato meno di 15 minuti comunque, se lo spostiamo di là forse Tommasini sta in campo 25 minuti a Treviglio, giocatori come Martini, come Toscano hanno giocato meno di 20 minuti, per cui abbiamo allungato le rotazioni. Se pensiamo che teniamo Mosley sotto i 30 minuti, Raivio sotto i 35, è tanto di guadagnato assolutamente per noi, per cui alla fine penso che la qualità della squadra, bisogna essere sinceri, noi siamo la squadra più forte di Treviglio, e il fatto di poter spalmare i minuti sul campo, il fatto di giocare in casa sono stati tre elementi che hanno permesso di dare l'impronta definitiva alla partita. Ray è un giocatore, lo diciamo piano perché poi in crescita sicuramente, ha un vantaggio che è una cosa non da poco, ha un gran bel carattere, Ray è determinato, sa che cosa vuole, è un ottimo incassatore e a ogni problema risponde con un sorriso e va avanti a lavorare in maniera tosta, e penso che sia il giocatore in assoluto che in alcuni aspetti è più cresciuto dall'inizio dell'anno, vedi la fisicità, vedi il fatto di andare adesso a rimbalzo con l'atletismo che lui ha, perché poi le mani le ha sempre avute, voglio dire, canestri da tre punti li ha fatti a Biella, li ha fatti tutta la settimana, in queste tre partite ha fatto almeno due canestri da tre punti ogni partita, quelle cose lui le ha, erano le altre che avrebbe dovuto aggiungere, perché come ha detto prima Tommasini, questo è un campionato diverso rispetto alla Serie B, ed è stato bravo perché non si è mai scoraggiato, lui sapeva a che cosa veniva incontro perché avevamo parlato chiaramente quest'estate e lui ogni volta mi ripeteva io so a che cosa vado incontro, so che cosa mi chiede, lo so dall'inizio, sto provando a farlo, adesso finalmente, complice anche il buon momento della squadra e la sua determinazione, sta comunque migliorando da questo punto di vista. Che abbiamo vinto tre partite, no? È cambiato un pochino, come tutte le sconfitte, se hai una squadra di persone che ci tiene è una piccola ferita, quando ti fai una piccola ferita cerchi di capire dove hai sbattuto, come ti sei fatto male, come ti curi. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, perché abbiamo perso, perché soprattutto abbiamo perso e poi si può perdere sempre, perché abbiamo giocato così male, che cosa ci è mancato per vincere quella partita, perché non si è stati lucidi quando poi siamo andati a riprenderla, e da lì sono venute fuori queste tre partite importanti, continuando come ha detto Simone ad allenarci in un certo modo, col vantaggio di essere dentro il Legnano Basket, che è una società che sa monitorare ma non mette mai le espressioni sbagliate, sa sempre guidare nel modo giusto i momenti positivi e negativi, e questo ci ha permesso di venire fuori adesso questa settimana importante. Però ripeto, noi poi rispetto agli altri abbiamo ancora una partita in più da giocare, campionato è lungo, 10 partite e ancora un terzo di campionato, può succedere qualsiasi cosa.